stai giù. Thank you.
qua RS1150. Totò, com'è andata? Sono contento. Giro di ricognizione ero primo. Prima manche, gli altri avversari erano potuti di birille, sono stato sempre primo. La seconda manche a un millesimo di secondo con Giacomo Fusto. E la terza manche ho fatto il miglior tempo, sono sceso ancora. Giacomo è salito come era diventato secondo di classe, però ho toccato il birillo all'uscita dell'ultima postazione e quindi sono rimasto sempre secondo. Va bene così, siamo una squadra tutti forti, per quelle che ancora debbono migliorare e miglioreranno col suo tempo, come ho fatto io, miglioreranno tutti quanti. Complimenti a Giacomo, al terzo, a Salvatore, tu sei terzo? No, tu vabbè, forse sei ancora non lo vabbè, sai. Forse Michele è terzo, a Salvatore, a Giuseppe Recchia, a Gianluca, a Giovanni Mosolino e a Maruzzo. A Luca, a tutti ragazzi. Sproviero e lento che si vuole fare la passeggiata, è rimasto là. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao. Giacomo, Giacomo il vincitore, dimmi due parole. Emozionato. Su 10 vincere è stata combattuta. Però bravo, ho spuntato io contro oggi, sono contento, sì. Complimenti a tutti quanti, grazie. Quindi vicino a me vorrei tutta la famiglia aperta. Devo dire che la mamma è più veloce delle sorelle. Velocissima. Allora, manca il piccolo Lorenzo che si è perso. Ok. Allora, questo è un altro momento che io ci tengo tanto, perché questa manifestazione è nata da un'idea mia, ma da un'idea di Ottaviano che ha voluto fortemente tornare qui, e poi ho avuto la fortuna, fatemelo dire, di conoscere tutta la famiglia Berta, persone veramente fantastiche che ci sono state vicine in questi giorni, ci sono stati vicino nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, una collaborazione effettiva e attiva, ma anche di fatto di pensiero e fatto soprattutto di una collaborazione di amicizia vera. E queste manifestazioni sportive devono creare anche questi momenti importanti, e lo sport deve unire, e in questo momento abbiamo bisogno di unione, e dobbiamo essere uniti, caro Ottaviano, per andare a ricercare gli obiettivi futuri, perché altrimenti non riusciamo da soli ad andare da nessuna parte. E questo calore me l'ha fatto, me l'ha permesso in questi giorni questa splendida famiglia che ci ha ospitato qui ad Altomonte in stretta collaborazione con ASA Cassovillari e con il CR Team, che ha dato una collaborazione sul percorso e quant'altro, un'associazione creata da Ottaviano nel primo anno del allora ministro e sta proseguendo. E questo premio speciale per volontà di tutti quanti noi ideatori è stato voluto ed è stato assegnato al vincitore della classe più numerosa. Quindi il trofeo Mario Berta quest'anno è assegnato al vincitore della classe RS 1150, Giacomo Fusto.